Ciao Teresa, ancora da benvenuti in questo video. Raga, torna anche che squadra ti fa la gente. E quest'oggi, visto che manca poco all'inizio di Sanremo, faremo che squadra ti fanno i cantanti di Sanremo. E visto che manca poco anche all'inizio della mia serie TV preferita, ora Mare Fuori, ve lo dico già, il prossimo episodio sarà dedicato ai personaggi di Mare Fuori. Sia quelli che sono morti, sia quelli che sono vivi. Ovviamente nella quarta stagione non so se arriveranno altri ragazzi o altri direttrici o altri direttori, però per cui non so, per cui faccio quelli che già ci sono e quelli che ci sono già stati. Partiamo subito con i cantanti di Sanremo. Allora, il primo che vi vado a dire è Gali. Gali si sa che è a Milano. Seconda, ci ho messo Annalisa che tifa Olimpia Carcarese, di cui anche presidente onoraria, ma non so in che serie gioca, mi pare in Serie D, non lo so, non vorrei dire cavolate. Alessandra Amoroso che tifa Milan, è diventata milanista. Il volo, cioè, il volo so, è composto da tre persone, tutte e tre tifano una squadra diversa. Piero che tifa Milan, Ignazio che tifa Juve e Gianluca che tifa Roma. Gazzella che tifa Roma, Emma che tifa Juve, Re che poveri che tifano Genoa, Rangnick, Ranga tifa Brescia, Nek tifa il Sassuolo, Darcy un amico che non tifa nessuno e la Sed che non tifano nessuna, Angelina Mango che tifa Napoli, Irama che tifa Milan, Fran De Palma nessuna, Big Mamma nessuna, Fiorella Mannoia della Roma e The Colors tifa Napoli, Renan Bertè tifa sulla nazionale, ovvero l'Italia, San Giovanni tifa Milan, Mister Rain tifa Milan, il 3 tifa Inter, Julier tifa Napoli, Alfa non tifa nessuna, Inengramaro tifano il Lecce, cioè alcuni dicono solo il cantante tifa il Lecce, alcuni dicono proprio tutto il gruppo, per cui ho messo alla fine tutto il gruppo, Manini che non tifa nessuna, Rosaline che tifa Inter, Mahmoud che non tifa nessuna, Diodato che tifa Juve, Clara che non tifa nessuna, Santi Francesi che non tifa nessuna squadra e Bunker 44 che non tifa nessuna squadra. E alla fine chiudiamo con Amadeus, il direttore artistico che chiude questa serie e tifa Inter, come sappiamo. Comunque raga, lasciate like, iscrivetevi e attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao raga!